Quando noi ipotizziamo una persona che ha un deficit uditivo, la nostra finalità non è quella di far sentire lo sfregolio delle foglie o il rumore del vento. Noi dobbiamo mettere quella persona nelle possibilità di comunicare bene e normalmente con in famiglia, con gli amici, eccetera, sul lavoro. Quindi ora ci sono protesi che sono commerciali e quindi sono standard, e ci sono ditte invece che le costruiscono per l'individuo, per il soggetto, in base a quella determinata perdita. Per cui le aggiustano man mano. E viene corretto. Poi la protesizzazione va intesa proprio come una riabilitazione. Ora, è una riabilitazione all'ascolto. Quindi io non metto la protesi e subito l'individuo sente e può andare ad ascoltare qualsiasi condizione, mettersi in qualsiasi condizione lavorativa. Non è così. Per il semplice fatto che è un processo graduale che ultima, diciamo, dopo 8 mesi, e dove l'individuo non sa più se ha le protesi o non le ha, perché deve essere naturale, come un processo di riabilitazione fisica. Si possono mettere a tutte le età o solo da anziani o anche a bambini? A tutte le età, ma lei deve pensare che prima di effettuare gli impianti cocleari i bambini venivano protesizzati, e i diktat del Bo e della De Filippis erano al punto 1, protesizzazione precoce, il punto 1. Quindi la prima cosa era protesizzare precocemente, ma anche adesso. Adesso che cosa c'è da fare? Noi dobbiamo fare degli screening, e la Regione Lombardia, come la Regione Piemonte, Marche, Liguria, ha aderito a questo programma di screening neonatale. I bambini vengono riconosciuti sordi alla nascita, devono essere fatte tutte le valutazioni e direi che si interviene subito ai 3 mesi appena fatta. Noi cosa facciamo? Mettiamo dei vibratori, in modo 2 vibratori, in modo da cominciare a stimolare questa via, anche se la via non è propriamente l'uditiva, però viene stimolato, le vie superiori vengono stimolate. E qual è il discrimine tra la decisione di con l'impianto cocleare o invece queste protesi? È la perdita. Allora, innanzitutto, inizialmente, quando all'uscita dello screening noi mettiamo questi vibratori, adesso non li fanno più, purtroppo è fallita la ditta, però erano utilissimi, noi ne abbiamo ancora e li prestiamo. Ai 4 mesi mettiamo le protesi, indipendentemente protesi di potenza, e si inizia il processo riabilitativo vero e proprio. Vediamo come vanno con le protesi. Se con le protesi si hanno degli ottimi risultati, dei buoni risultati, e la perdita uditiva non è una perdita uditiva, si rivela essere, perché abbiamo la possibilità di controllarli in questi mesi, i bambini, certo, allora continuiamo con le protesi. Se i risultati non sono soddisfacenti, si decide di... impianto che si esegue con un intervento chirurgico che dura più o meno quanto? Un paio d'ore, chiaramente con i problemi che ci possono essere, sì, d'accordo dal punto di vista chirurgico e dal punto di vista anestesiologico. Si dice il fatto che è sempre un bambino che è molto piccolo e il recupero, 7-8 mesi, sì. Il recupero dopo questo tipo di impianto è immediato, è totale? Si comincia con la riabilitazione, e direi che le espressioni, l'espressione verbale, la comunicazione sono ottimali in questi bambini, certo.
La sordità è un parametro estremamente variabile, delicato, ciascuno al suo, ciascuno ha le sue caratteristiche, ciascuno ha la sua esperienza, ciascuno ha il suo tipo di sordità che è differente dall'altro, e quindi bisogna dare una risposta un po' a tutti, con vari strumenti, con vari livelli, con vari tipi di misure che noi facciamo, tentiamo di fare questo lavoro. La protesi di per sé è un elemento fondamentale, perché a parte il guscio che qualcuno di voi ha avuto modo di apprezzare nelle sue raffinatezze e difficoltà, all'interno c'è un processore di ultimissima generazione che consente di effettuare 8 milioni di variazioni software sul tema acustico della persona, che corrispondono a 16 milioni o qualcosa del genere di cambi della curva di risposta. E curva di risposta vuol dire tutto, vuol dire soglia inferiore, soglia superiore, elementi di automatismo, elementi di non linearità, massima saturazione che è diciamo, corrispondente alla singola persona. La singola persona ha una serie di richieste, magari lui non lo sa, però ci sono, e noi dobbiamo tenerle conto. Siamo orientati verso la ricerca. Pensiamo che sia il veicolo forse più adatto per dare delle risposte, per quanto possibile, per quanto complicate esse siano, dare delle risposte che ci pongono delle domande. Io voglio sentir bene, voglio sentire mia moglie alla televisione e soprattutto i bambini che invece hanno esigenze più alte, proprio perché devono sentire a scuola, proprio perché hanno problemi di stigma, per una serie di ragioni. Quindi la ricerca scientifica per noi è un punto cardine, abbiamo collaborazione, a parte la ricerca interna che facciamo, col CNR, con l'Università di Genova, poi il CNR con Biofisica, e poi a Milano con il Policlinico, ne abbiamo una sede anche a Milano, una a Roma, eccetera, con il Policlinico, il professor Cesarani che collabora con noi, e a Roma siamo in collaborazione col campus biomedico, insomma c'è una serie di interazioni con Concudo, ovviamente lo dimenticavo, una collaborazione fondamentale, quindi una serie di collaborazioni di tipo medico-tecnico-scientifico, detto a soldoni, e questo ci permette di con grande modestia dare delle risposte, pensiamo un po' più avanzate che l'apparecchio che si trova in bottega sostanzialmente. No. Noi diamo come standard un anno di tempo entro il quale la persona verrà da noi a fare le modulazioni conseguenti al fatto che ha messo la protesi. Cosa voglio dire? Chi indossa una protesi acustica cambierà sicuramente tanto la soglia, no? Il modo di percepire il mondo che lo circonda, le parole, i rumori, la musica. Quindi noi prendiamo un paziente, entro i primi 3 mesi, diciamo, se non si è soddisfatto delle protesi, restituisce, diamo tutti i soldi fino all'ultima lira, abbiamo speso tempo noi, denaro, ha speso tempo lui a venire da noi, però è tranquillo che se dopo 3 mesi non c'è un esito, almeno cacciate via i quattrini. E rispetto alla media nazionale, che è nell'ordine del 50% delle rese, noi, dati dimostrati, siamo al 2% di restituzione.